Salve. Salve. Non so perché si sia attivato il flash, ma vabbè. Un mese con iPhone 14 Pro Max. Quasi recensione. Grazie. Un illumino d'immenso. Si vede? Non lo so. Qua dietro c'è un assoluto disastro, ma farò un video anche su questo perché tipo sto facendo daily vlogging. Sì, lo sto guardando dal sito di Apple, non rompete le palle. Questo iPhone. Tra l'altro ho comprato anche, avete visto in uno degli ultimi vlog, se non l'avete visto, guardatelo. Ho preso anche questa cover in pelle MagSafe, poderosissima. E tanto ero in aeroporto e si è già... Ero in aeroporto, forse l'iPhone non si è fatto nulla, ma qua si è fatto questo coso. Lo metti a fuoco, bastard. E boh, non cambia niente, però lo volevo dire. Lo uso ogni giorno per fare tutti i vlog che vedete su questo canale. E sto cercando di fare un video al giorno, cosa che non dura per mai, tipo. Cosa devo dire? Dynamic Island, figa. Più di quanto mi aspettassi. I primi giorni figa perché ci puoi cambiare la musica, che non so. Poi arrivi dopo una settimana, due, che non ti frega niente. Alla terza cominci già a rivalutarla, perché dici, cazzo, invece per alcune piccole cose diverse, anche per alcuni effetti grafici, per alcune notifiche, è più carino, per il silenzioso, per la modalità aereo, vengono delle grafiche diverse anche in Apple Store, che è una cosa molto molto interessante. Always on utile, ma meno di quanto vi avessi detto nella una settimana con iPhone 14 Pro Max, che sto facendo questo video anche perché quel video è andato parecchio bene e non voglio far scendere le visualizzazioni del canale, lo ammetto. Always on display, comodo, ma nulla di che. In quel periodo usavo meno Apple Watch, quindi lo usavo. Ora che ho ricominciato a usare Apple Watch tutti i giorni e soprattutto usandolo un po' più nel concreto, perché alla fine quei giorni sì, sei gasato, c'hai l'iPhone e quindi non... Invece ora usandolo più normalmente, posso dire, non è tutto sto granché. Sta cadendo tutto, questa schiena sta andando ai rotoli. Poi qui parla del display, effettivamente una roba assurda. Ceramic Shield, bello. Io ho applicato comunque una pellicola, che ho applicato ad altro anche storto e mi disturba tantissimo. Ma la prima settimana, le prime due settimane che ho fatto senza, devo ammettere che mi si è fatto il micrograffio del tipico del Ceramic Shield, ormai che conosciamo da 2 anni su iPhone. Io l'avevo ancora sperimentato, in effetti è una cosa molto fastidiosa, soprattutto se paghi 1500 euro uno smartphone. Le funzioni di rilevamento incidenti, fortunatamente non l'ho provato neanche SOS. Meglio, molto meglio, non volevo farmi così tanto male da dover chiamare un satellite anche negli Stati Uniti dove effettivamente funzionava. Ma parliamo invece di fotocamere. La LiDAR ve ne ho parlato un attimo nel primo video a riguardo, poi non ve ne ho più parlato perché chi la usa davvero? Nessuno, o comunque piccoli settori, per la quale effettivamente penso sia comoda. Le fotocamere, la 3x, ho usato molte più volte la 2x che deriva dall'1x, quindi non tutta sta roba, mentre la 0.5 tanta roba, io la uso principalmente per vloggare e devo ammettere che è comoda. La Cinematic Mode non l'ho usata particolarmente perché devo usare la 1x e per vloggare preferisco la 2x per stare, la 0.5x per stare fermo non la uso perché mi fa abbastanza schifo e comunque preferisco sempre fare questa roba qua in 0.5. Però le foto io ho impostato di base la RAW perché di base cerco di fare foto poderose, però vorrei anche tipo disattivarla in post. Per avere una foto che mi serve per qualcosa, ma non una foto bella come foto, una foto di un documento, di un qualcosa che... E quindi vorrei poter dire, no, non la voglio più in RAW, diminuiscila, non la voglio più così tanto pesante. Una cosa irreversibile, proprio che ti elimina quei dati tanto di più. Perché ho tanti scatti in RAW, più di 400 scatti in RAW forse. Però le fotocamere davvero davvero belle. Forse la 3x mi manca qualcosa. La action mode l'ho provata poco, mi ha fatto abbastanza schifo. Selfie cam l'ho provata poco, mi sembra parecchio buona. Processore nulla da dire, fantastico. Fino a 29 ore di riproduzione video sul 14 Pro Max, è vero. L'altro giorno ho scaricato, ero in aereo,
Cioè, prima di andare in aereo mi sono scaricato qualche puntata di una serie su Netflix. E in effetti, in un'ora mi fa il 3% guardando comunque lì in modalità aereo. Forse avevo anche risparmio energetico, non lo so, ma comunque un 3%. Quindi sì, vi dura intorno alle 30 ore di batteria di riproduzione video, come vi dice il sito Apple, quindi fantastico. Ricarica, non lo so, io uso quello piccolino dell'iPad. E la batteria fortunatamente dopo un mese è ancora al 100% perché mi sarei anche parecchio arrabbiato. Però vedo che sta dando qualche problema a chi lo usa già da 6 mesi circa. Tra l'altro ho visto che qui su YouTube poi Matteo ha fatto un video dopo 6 mesi. Tipo oggi non l'ho ancora visto. E non l'ho fatto apposta, giuro, giuro. Poi altre robe da dire. E no, sono molto contento di aver scelto questo colore. Ci sta un botto. La batteria, oltre alla riproduzione video, ogni tanto fa degli sbalzi strani, ma 2 volte, 3 volte mi ha fatto. E altra cosa, ogni tanto le chiamate partono in ritardo, come se ci avesse un attimo a prendere, come sull'iPhone 4. Non lo so, cioè ogni tanto tipo per far partire la chiamata, che effettivamente sono squilli, 3 secondi tipo, bah, non lo so. E poi quindi non penso di avere altro da dire, fatto penso davvero una delle migliori scelte. Forse 128 giga che dopo questo mese ho girato due città. E 128 giga forse se volete filmare tutti i giorni come sto facendo io in 4K, dovete sempre rimuovere tutto un po' un bordello. Se volete stare più tranquilli andrei ovviamente su 256, però anche i 128 reggono particolarmente, non danno alcun problema. E altre cose, sì, vabbè, solito discorso del Lightning, serve la USB-C, io non lo sento così tanto sta mancanza, non c'è il cuffio ma non c'è danni, e tra l'altro infatti l'altro giorno in aereo non ho le AirPods perché mia mamma le ha mandate davvero in lavatrice, come dissi in un video qualche tempo fa in cui avevo fatto un crawler, quindi ho dovuto comprare. No, qui c'è l'altra cover. Lui, che è il cavettino da Lightning a jack cuffie. Fatto sta che questo fottuto cavettino mi è venuto $14 all'aeroporto di New York. Questo cosino qua che lo perdi in un secondo, lo lasci lì. Quindi, abbiamo altro da dire? Penso di no. Abbiamo un video anche per oggi? Penso di sì. Il prossimo vlog dovrebbe essere alla Statua della Libertà, quindi molto interessante. E sì, questa roba del video al giorno continuerà ora che mi arriverà anche. Avevo contato nell'ultimo video, in uno degli ultimi video a New York, che si è rotto un pezzo di cavalletto. Arriva il sostituto, tanto tempo penso qualche giorno, 2 o 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni al massimo. Quindi vloghiamo anche meglio. Stonks.